Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti su Repubblica, rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico. È uscito nei giorni scorsi un surreale, direi anche fumettistico, articolo firmato Giannini, nel quale si parla della sporca guerra di Putin, SIC, la sporca guerra di Putin. Ora, il fatto che si accompagni la parola guerra alla parola sporco è significativo, da che sembra lasciare intendere l'articolo di Repubblica, se esistono guerre sporche, evidentemente esistono anche guerre pulite. E se vogliamo mettere le cose in fila, potremmo ben dire che per Repubblica si dicono pulite, evidentemente, le guerre combattute da Washington e dal suo imperialismo umanitario, le guerre dei missili intelligenti, delle bombe democratiche e degli embarghi terapeutici. Siamo alle solite, secondo la narrazione liberal progressista dell'Occidente, anzi dell'Occidente, quelle di Washington in realtà non sono nemmeno guerre. Sono operazioni intelligenti di esportazione missilistica della democrazia. Insomma, le guerre altrui sono guerre sporche, quelle dell'Occidente sono guerre pulite, linde, immacolate, degne di essere combattute in nome dei diritti e della libertà. Bisognerebbe far notare pacatamente a Giannini, alla redazione di Repubblica, che questa peraltro non è la guerra di Putin, la sporca guerra di Putin, essendo invece la guerra che l'Occidente liberale atlantista sta conducendo contro la Russia di Putin, colpevole di non piegarsi al nuovo ordine mondiale liberale atlantista, una guerra condotta usando l'Ucraina del guitto Zelensky come semplice instrumentum belli.